pochi giorni si svolgerà il congresso nazionale dell'Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica. Verrà fatto anche il punto della situazione su questa malattia e di cosa sta cambiando. E noi abbiamo cercato di capire meglio quali sono appunto le ultime novità con il professor Piercarlo Sarzi Buttini. Professore, allora, ci sono delle novità di cui appunto si discuterà anche durante il congresso. Cos'è che sta cambiando? Dunque, noi abbiamo sostanzialmente lavorato per anni sul riconoscimento della malattia, sul fatto che anche il nostro personale sanitario, medici, ma anche tutti coloro che si occupano dei pazienti in genere, infermieri, fisioterapisti, psicologi e così via, sapessero di che cos'era la sindrome fibromialgica. E stiamo ancora adesso lottando perché entri nel LEA, cioè a livello essenziale di assistenza, la fibromialgia e che il paziente possa avere a disposizione dei trattamenti o a titolo gratuito o diciamo in regime di sistema sanitario nazionale, per cui con tariffe calmierate e così via. Il lavoro che adesso però stiamo facendo, perché ormai diciamo che la malattia è conosciuta, cioè molti ormai tantissimi professionisti la conoscono, per cui continuiamo a lavorare in questa direzione, ma stiamo lavorando come associazione con l'idea di gradualmente identificare un percorso che noi chiamiamo di check-up del paziente fibromialgico, che consenta al paziente, nel momento in cui la diagnosi viene effettuata, di lavorare sui vari domini che servono per migliorare lo stato di salute del paziente. Questo ce ne siamo accorti perché ovviamente non avendo una terapia farmacologica o non farmacologica che sia in grado di guarire o di spegnere la malattia, dobbiamo lavorare su vari percorsi, su vari distretti. E allora l'idea è quella di adesso in qualche modo definire un percorso, diciamo, di diagnosi del paziente fibromialgico che coinvolga lo specialista del dolore o il reumatologo, la doppia figura psichiatra-psicologo, il nutrizionista e il terapista o fisioterapista o il fisiatra, che siano in grado sostanzialmente di analizzare in maniera individuale la situazione clinica del paziente e definire quale sia l'eventuale percorso che il paziente può svolgere. Cosa significa? Che se un paziente ha dei problemi di nutrizione o di peso deve lavorare in quella direzione, se un paziente ha problemi di personalità bisogna individuare che cosa si può fare e che cosa non va in quel paziente in quel momento. Se un paziente ha avuto un disturbo post-traumatico da stress bisogna lavorare in questa direzione, cioè fare in modo che l'associazione possa aiutare i pazienti ad affrontare un check-up di diagnosi che non sia semplicemente diagnosi di fibromialgia fatta dal reumatologo o dall'algologo, punto e basta con due farmaci, ma che sia omnicomprensivo nel quadro clinico del paziente e del suo vissuto storico. Perché ci siamo accorti che solo in questo modo siamo in grado di partire col piede giusto, cioè dare al paziente una visione della sua malattia, educarlo a quali sono i problemi e le terapie a cui deve andare incontro e vedere perciò di gradualmente di instaurare quella che noi chiamiamo una terapia interdisciplinare personalizzata. Questo sarà il nostro obiettivo per i prossimi anni. Adesso partiremo con uno studio in alcuni centri d'Italia e vedremo un pochino di stabilizzare anche un percorso che poi possa essere gestito dai vari centri che si vogliono occupare di fibromialgia, sia di tipo pubblico sia di tipo privato, in modo che il paziente sappia qual è il percorso, quali sono i centri da cui può trarre le migliori indicazioni per un, diciamo, trattamento o strategia terapeutica personalizzata. Quindi, Ecco, professore, questa è in pratica dei centri di riferimento in cui ci siano più specialità e venga vista la malattia da più sfaccettature. sì, esatto, nella sua vera connotazione, perché è una patologia che non è, non so, una malattia infettiva che dà l'antibiotico e quello guarisce. Questa purtroppo è una malattia cronica che coinvolge sia la forma fisica che la forma psicologica e perciò va trattata e va gestita a 360 gradi. Non possiamo trattarlo solo con una terapia farmacologica perché i risultati sono stati modesti. Primo punto, diciamo, su cui volevo lavorare è proprio questo.
Il secondo punto è un pochino accennato, quello di finire il percorso di riconoscimento della malattia. Abbiamo un decreto legge in corso, ne parleremo durante l'associazione, ma credo che forse ne abbia già parlato la senatrice Boldrini o altri meglio di me, insomma, per cercare di finalmente di avere il giusto riconoscimento della malattia. Il terzo punto è quello di vedere se riusciamo a identificare delle strategie terapeutiche anche farmacologiche che possono essere di maggiore aiuto rispetto a finora a quello che abbiamo avuto. Esistono ad esempio i dati più interessanti di questo periodo, ci vengono ancora una volta dalla cannabis, che ovviamente usiamo sempre meglio nel paziente cronico, perché ovviamente c'è modo e modo di somministrare questi farmaci e abbiamo imparato che ovviamente alcune strategie diciamo multifarmacologiche a basso dosaggio, ad esempio, sono meglio tollerate dal paziente rispetto ad altre, e anche qui ovviamente c'è la necessità di identificare e di personalizzare la terapia in maniera individuale. Questo è un altro delle problematiche che noi spesso abbiamo con il paziente, con il quale ovviamente nel momento in cui tu instauri un rapporto ci deve essere una continuità di intesa. Ecco perché si parla di telemedicina, teleassistenza, Certo. perché mai come il paziente più neuralgico siamo costretti a, io personalmente spesso do il mio numero di telefono, perché il paziente tu magari imposti la terapia, poi lui magari non si trova bene e senza doverlo fare ritornare ancora in ambulatorio, spesso al telefono è sufficiente in qualche modo dargli delle indicazioni perché la terapia possa essere migliorata, possa essere gestita meglio. Per cui l'altro aspetto era quello di vedere se noi riusciamo, visto che i pazienti sono tantissimi, anche a creare come si può dire, una teleassistenza, cioè degli orari in cui magari non siamo disponibili anche via internet, via web. In qualche modo il Covid ci è stato di Eh insegnamento sì, a rispondere ai pazienti, a vederci di faccia, anche se al computer, non di persona, ma ovviamente a dare i consigli e le strategie corrette. Ovviamente salvaguardando il nostro tempo e anche il tempo del paziente, e soprattutto cercando di non lasciare che il paziente si senta abbandonato solo di fronte a una malattia che spesso è molto difficile da gestire. Queste sono un po' le novità su cui vorremmo lavorare di più quest'anno.